Si è svolta con grande successo e partecipazione la 28ª giornata nazionale della colletta alimentare, che ha visto aumentare a oltre 12.000 i supermercati coinvolti in tutta Italia, 1.043 in Sicilia, con 11.890 volontari. Una grande macchina di solidarietà che ha visto mettersi in moto tantissimi volontari che nei vari supermercati hanno convinto gli utenti ad acquistare beni di prima necessità per i bisognosi. E in Sicilia i prodotti ricevuti in dono per la colletta 2024 sono stati 479.451 kg contro i 459.000 dell'anno scorso, con una variazione del più 4%. In una delle postazioni di Palermo, protagonisti i ragazzi del liceo Galileo Galilei, che insieme a docenti e genitori hanno garantito la loro presenza per tutto il giorno. Questi prodotti saranno destinati alle parrocchie che fanno distribuzione di pacchi, alle mense e alle unità di strada che ogni sera, soprattutto a Palermo, escono per dare un po' di conforto e un pacco, un pasto caldo per i senza tetto. Quindi noi qui a Palermo distribuiamo a tantissime strutture caritative che aiutano le persone più bisognose. La colletta alimentare è stata anche un momento di aggregazione, come è successo a Castellammare del Golfo, dove sono state coinvolte tutte le parrocchie e associazioni della città che si sono divise nei vari supermercati e che hanno raccolto ben 404 kg di alimenti non deperibili, che saranno distribuiti nelle prossime settimane anche alle famiglie castellammaresi in difficoltà. Beni raccolti grazie ai circa 150 volontari che hanno condiviso una giornata all'insegna della solidarietà. Le parrocchie sono coinvolte tutte, però diciamo il Banco Alimentare, poi le due parrocchie, quelle specifiche che distribuiscono, poi fanno assistenza alle varie famiglie, sono la parrocchia di San Paolo e la parrocchia di San Giuseppe. E poi il Banco Alimentare, ci sono anche altre associazioni, l'Associazione dei Genitori di Buona Volontà, c'è l'Innerwil, c'è gli Scout e poi c'è l'Associazione Arca, sono tante le associazioni che hanno dato risposta, anche l'Unitalsi è rappresentata, ci sono alcune rappresentanti dell'Unitalsi che hanno partecipato qui con noi. In questo momento riuscire ad avere questa attenzione e questo sguardo che va oltre i bisogni solo nostri, ma che sta a guardare anche quello degli altri, sicuramente è un gesto di attenzione e di fraternità che dice tanto, no? Ecco perché ormai da anni il Banco Alimentare, dopo qualche anno, ha voluto unire i due gesti, quello della colletta con quella che è la giornata dei poveri, che Papa Francesco ormai ha voluto in quest'ultimo decennio.